Ciao a tutti e ben ritrovati per questa nuova puntata di Belluno Calcio in Rete. Quest'oggi il Polisportivo era in programma la super sfida tra l'Italenti Belluno e il Campodarsico. Nonostante un'ottima prestazione della squadra di mister Vecchiato, il Campodarsico si è imposto nel finale per 1-0 grazie alla rete di Aliu. Io vi lascio comunque alle immagini della gara e alle interviste che abbiamo raccolto. Tanti auguri di buon Natale, Roberta. E noi fatta ciappati in fiore. Ah, non lo dico, che anche un fiamma avete solo. Non esporre striscioni con simboli, emblemi o slogan. Queste fare con l'impressione. Inizia la partita. Questi gli 11 di partenza scelti da mister Vecchiato. Brino tra i pali, in difesa Pescosta, Pellicanò, Somacale e Mosca. A metà campo Mignatti, Masocca e Bertagno, sugli esterni Duravia e Marta, in appoggio a Corbanese. Al 20° azione di contropiede dell'Italenti Belluno. Cross di Duravia, troppo arretrato però per la corrente Marta. Al 22° Liu scappa in velocità, salta Somacale ma il suo tiro è deviato in angolo da Brino. Al 29° Liu ancora pericoloso, ma strepitoso è il riflesso di Brino sul tiro della punta padovana. Al 36° occasionissima per l'Italenti Belluno con Corbanese. Fantastico cross dalla sinistra di Mignatti, a centro-area il Cobra prova il tappin vincente, ma ottimo è il riflesso di Vanzato che respinge. Dopo 2 minuti di recupero l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Italenti Belluno, Campodarsico 0-0 all'intervallo. Claudio Fassin, dirigente della Plavis, ma oggi qui al Polisportivo per seguire il Belluno. Come hai visto il primo tempo della squadra di mister Vecchiato? Vabbè, la squadra di mister Vecchiato ha avuto un'occasione, è stato bravo loro portiere, sono due squadre molto forti, penso, e si eliminano a vicenda, insomma, sarà un episodio che può al limite cambiare le sorti della partita. Presidente Presinotto, questo primo tempo della tua squadra? Mi è piaciuto, soprattutto alla fine mi sembra che abbiamo... legittimato, abbiamo mantenuto lo 0-0, purtroppo abbiamo avuto una bella occasione, speriamo nel secondo tempo di venire fuori, meritiamo. Ultima cosa, l'ultima partita in casa, vuoi fare gli auguri a tutti i tifosi gialloblu? Sì, tanti auguri, vedo un bel pubblico oggi, grazie a tutti, grazie agli sponsor, grazie ai tifosi, grazie a tutti coloro che ci danno una mano, sono tanti e un grazie veramente di cuore. Un buon Natale a tutti, grazie. Eccoci qui con il sindaco di Campodarsico, quest'oggi anche lui a seguire la sua squadra. Questo primo tempo come l'ha visto? Ma è un primo tempo molto equilibrato, due belle squadre, dunque che risulta anche in classifica. Spero che finisca anche così, perché per noi un pareggio vuol dire salvezza matematica da oggi. E comunque è un bel spettacolo, bella gente, è una giornata anche piacevole. Speriamo che il calcio prevalga su qualsiasi altra forma di violenza che oggi non c'è qua, anzi c'è grande amicizia tra Belluno e Campodarsico. Vuole fare anche lei gli auguri visto che il Natale è ormai imminente? Certo, io auguro a tutti un Natale felice e anche più prospero per il 2016. Inizia la ripresa. Al 61° scambio Corbanese a Campora. Totò prova a sorprendere il portiere ospite da fuori area, ma è bravo l'estremo difensore padovano a rifugiarsi in angolo. Un minuto più tardi, colpo di testa in tuffo di Aliu, palla fuori di un soffio. Al 75° Corbanese in scivolata non riesce a inquadrare la porta da buona posizione, occasionissima per l'Italenti Belluno. Al 78° arriva il gol del Campodarsico. Aliu scappa via a Somacal e davanti a Brino non sbaglia, è il vantaggio del Campodarsico. 85° Brino tiene in partita l'Italenti Belluno con una grandissima parata ancora su Aliu. Dopo 4 minuti di recupero l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Il Campodarsico supera l'Italenti Belluno per 1-0. Complimenti però ai ragazzi gialloblu per la grande prestazione.
Mister Vecchiato, c'è sicuramente delusione nel tuo voto dopo questa sconfitta interna contro la capolista Campodarsi, una bella partita giocata quella da parte della tua squadra, decisa come era prevedibile da un episodio. Partita discreta a parte nostra, perché giocavamo contro una squadra che ha come pregio quella di farti giocare male, perché ti fa giocare non bene sicuramente, gioca sui tuoi errori. Abbiamo dominato la partita più di tantissime altre volte anche, però loro sono fatti così, insomma, aspettano l'episodio favorevole che gli è arrivato, noi gli episodi li abbiamo avuti, li abbiamo sfruttati e abbiamo perso. Una partita, come dicevi tu, giocata abbastanza bene da parte della tua squadra, era la partita che avevi preparato in settimana? Ma sì, ma si sa, contro di loro facilmente domini la partita, si poteva far meglio in alcune scelte, in qualche sbagliare un po' meno di passaggi, ma il campo era difficile perché il campo era un po' ghiacciato e questo a chi fa la partita crea problemi. Abbiamo avuto il dominio della partita, secondo me, per gran parte del tempo, ma abbiamo avuto quelle due o tre occasioni che si poteva fare gol, loro l'hanno fatto su una delle due, penso, una o due occasioni che hanno avuto. L'episodio chiave è stato forse Somacal, che non è riuscito, probabilmente avrebbe dovuto spendere quel cartellino rosso. Ma sono scelte che devi decidere in una frazione di secondo, e lui secondo me ci ha pensato, ma ha fatto un errore lui, ma pazienza. Ora che le hai viste tutte e due, tra Campodarsico e Venezia, hai un giudizio generale? Io rimango dell'idea che il Venezia vincerà il campionato, perché penso che siano più forti, perché penso che alla lunga hanno più qualità, però posso anche sbagliarmi, non lo so. Paolo Pelicanò, nonostante una buona prestazione degli Italenti Belluno, la tua squadra si è sconfitta dalla super sfida contro il Campodarsico. Sì, purtroppo abbiamo tenuto i 3 punti e questo ci rammarica tanto, anche perché noi puntavamo sicuramente a vincere, ad accorciare anche la classifica verso i primi, cioè il Campodarsico. Purtroppo ci hanno punito per la nostra unica vera disattenzione difensiva e non siamo riusciti a sfruttare le loro disattenzioni, quindi c'è tanto rammarico. Noi comunque abbiamo mantenuto per gran parte della partita il pallino del gioco, loro comunque hanno dimostrato di essere un'ottima squadra. Sì, loro hanno un'ottima squadra, molto gruppo, e anche perché loro non sanno neanche di essere primi, non se l'aspettavano neanche, e quindi avevano tante motivazioni e si davano grinta fra di loro. Loro in attacco erano molto veloci, erano molto tosti, ti venivano subito a pressare, cosa che in poche squadre che abbiamo incontrato l'hanno fatto. E sì, ripeto, loro erano molto uniti e si meritano anche questo primo posto, e noi purtroppo dobbiamo rincorrere e dobbiamo ripartire subito. E domenica prossima arriva dobbiamo andare a Motta di Livenza per l'ultima gara del girone d'andata, dobbiamo ripartire subito con una vittoria. Beh, certo, noi martedì parleremo dei nostri errori, però dobbiamo subito ricominciare, ripartire da zero, lavorare in settimana e andare là a Motta convinti di vincere e di ottenere i 3 punti. Tutte dal punto di vista fisico, la partita odierna abbiamo risentito del match di mercoledì contro la Virtus. Ma sì, è stato un po' condizionato, perché è brutto perdere, è sempre brutto, e noi alla Coppa ci tenevamo, e quindi sì, psicologicamente non eravamo al top, però ci abbiamo messo nel nostro, perché eravamo il primo tempo soprattutto eravamo abbastanza superficiali, io compreso. Sì, bisogna ripartire continuamente, sì, già da domenica subito. Gabriele Brino, grande protagonista della partita odierna, 2 miracoli che hanno salvato la squadra, purtroppo nel finale Liu è riuscito a sigillare la rete che ha deciso questo match. Sì, sono stati due interventi importanti che hanno comunque tenuto in bilico la partita, e nel finale, prima della mia ultima parata, abbiamo subito quel gol che potevamo evitare, però sapevamo che la partita si giocava sugli episodi, e è capitato a loro l'episodio favorevole, hanno vinto. Non direi meritatamente, nel senso che secondo me era giusto il pareggio, anche se loro hanno avuto più occasioni nitide. Dalla porta comunque come hai visto questa gara? Ma dalla porta ho visto un gran Campodarsico che comunque dimostra di essere lassù perché c'è, perché è vivo, perché combatte su ogni pallone e non dà nulla per scontato. E ho visto d'altra parte un Belluno ottimo, sia nel reparto difensivo che in quello del centrocampo. Ci è mancato un pizzico di cattiveria forse davanti, però non ho nulla da recriminare alla squadra, abbiamo giocato una buona partita.
domenica prossima si riparte, Motta di Livenza si chiude il girone d'andata, sarebbe fantastico chiuderlo con una vittoria. L'obiettivo è uno, è vincere sempre, noi partiamo sempre con questo obiettivo, e maggior ragione dopo una sconfitta, bisogna ripartire a testa alta e vincere per forza a tutti i costi. Grazie mille. Siamo arrivati al termine di questa puntata di Belluno Calcio in Rete, io come sempre vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima settimana, dove ci sarà l'ultima puntata di questo 2015.